Now we looked at the problem that we have with developing thoughts that are really contrary to the nature of God. Allora, ieri sera abbiamo iniziato a vedere il nostro problema, il problema che abbiamo, perché sviluppiamo dei pensieri che sono contrari alla natura di Dio. We are all born physically alive but spiritually dead. Perché sappiamo di essere nati vivi fisicamente ma morti spiritualmente. So we've all learned to live our life independent of God. Quindi abbiamo imparato a vivere una vita indipendente da Dio. And in one sense the hardest issue in life is who wants to give over their life to somebody else. E diciamo così, la problematica principale delle nostre vite è a chi vogliamo affidare la nostra vita. I'd rather run my own life. Thank you very much. Sorry? I would rather run my own okay. life. E molti rispondono no, preferisco fare la vita come voglio io senza darla nelle mani di nessuno. So the concept of lordship is a hard concept to Quindi, embrace. Il concetto o il principio della signoria di avere qualcuno al di sopra della nostra vita è difficile da accettare. That's why brokenness is such an important part of ministry. Ed è per questo che l'essere rotti, l'essere spezzati è una fase importante del ministero. I went through a period in my life where we literally lost everything we had. Ho passato un periodo nella mia vita insieme a mia moglie dove abbiamo veramente perso tutto quello che avevamo. But God brought me to the end of my resources so I could discover His. Ma abbiamo scoperto che Dio ci aveva portato alla fine delle nostre risorse in modo che potessimo scoprire le sue. Quindi per i prossimi 5 minuti però, I don't want you to think how tired you are. Io non voglio che tu pensi a quanto sei stanco. I don't want you to think how bad you have to go to the bathroom. Voglio che tu pensi a quanto hai bisogno di andare in bagno. And certainly don't think any bad sex thoughts. E non pensate a dei pensieri sessuali brutti. Does that work? Funziona? No. No. Never has. Non ha mai funzionato. And it will never work. E non funzionerà mai. Try not to think bad thoughts never works. Cercare di non pensare a pensieri brutti non funziona mai. And it doesn't tell you to, does it? Sorry? It doesn't tell you to. E la Bibbia non ci dice di fare questo. It tells you to choose the truth. La Bibbia ci dice di scegliere la verità, di scegliere di pensare. Called to dispel the darkness. Noi non siamo chiamati a togliere le tenebre. We're called to turn on the light. Sì, noi siamo chiamati ad accendere la luce. And trying to dispel the darkness is like putting the transmission in your car to reverse. E cercare di mandare via le tenebre è come se tu mettessi la retromarcia nella macchina e acceleri e poi freni di colpo. Tired, e questo ti rende stanco. And then you put it back on. E poi rimetti la marcia, acceleri e poi freni. And then it slips off. E poi vai avanti così. That's how most Christians live their lives. Ed è questo il modo in cui molti cristiani vivono la loro vita. Take your foot off the brake, put it in drive and go forward. E semplicemente devi togliere il piede dal freno, metterlo sull'acceleratore e continuare ad andare avanti. And forget what lies behind and press onward to the upper call. E quindi dimenticare queste le bugie che possiamo avere e seguire la verità. Now, if you're free, you can do that. Quindi se tu però sei libero, sei in grado di fare questo. But if you got all these unresolved issues in your life, ma se hai tutte queste problematiche non risolte nella tua vita, se continuamente hai problemi con pensieri negativi, se io fossi in grado di darti un percorso da percorrere e da poter, in cui poter portare gli altri per risolvere questo problema, saresti interessato a riceverlo? That's what the rest of our conference is about. Ed è questo di cui tratta il resto della conferenza.